Era una notte scura e cattiva, come molte prima e tante altre a venire. Mi ritrovai seduto sui gradini della mia vecchia casa, aspettando che il mio amico si facesse vivo. Non puoi mai contare su di lui, su niente, se non per uno scherzo o due, o una birra o due forse. Bene, quella notte le stelle erano appese al cielo come le campane della chiesa e rintoccavano al funerale della mia gioventù buttata. E pensai: ehi, aspetta un attimo, stiamo tutti per morire, perché ti sbatti tanto? Siamo solo cibo caldo in questo tempo gettone. E il mio amico Emilio lo sapeva bene. E ora forse ho imparato anch'io. Le lezioni migliori arrivano sempre troppo tardi. E quelle che contano davvero qualcosa spesso non arrivano mai. In questi giorni mi sento inseguito da tutte le cose cattive che ho fatto. I volti della folla in cui mi muovo sono sempre più incazzati. Ho visto tutti i miei amici buttarsi via, come la cotta di un ragazzino che brucia e se ne va. Qualcuno mi può dire che cosa gli è successo? Era un tuo amico, te ne vantavi sempre, gli andava alla grande, ma adesso lui non c'è, lui non c'è più. Successo quei bei giorni passati, quando davvero si poteva morire per un cuore spezzato. Certo, tutti pensano di conoscere l'amore per poi scoprire che sono solo annoiati. Sì, è vero, sono stato innamorato anch'io una volta. Ma che importa? Ok, conoscevo una ragazza anni fa, era bella come Elizabeth Taylor e la gatta sul tetto che scotte. E diceva: guarda la luna! Guarda la luna, non mi stancherò mai. Qualcuno mi può dire che cosa gli è successo? Era un tuo amico, te ne vantavi sempre, gli andava alla grande, ma adesso mai male come pensi. Qualche volta è addirittura più tremendo. Ora, il mio cuore si è spezzato più volte di quanti caffè ho bevuto. Chissà se c'è una relazione tra le due cose. Beh, in fondo cosa importa? Quello che è veramente importante è che sono ancora qui, seduto sui gradini della mia vecchia casa. Il mio amico non si vede. Dio mio, non lo vedo da anni. Ho sentito che ha continuato a studiare. Quanto vorrei che fosse qui. Qualcuno mi può dire che cosa gli è successo?